luce del giorno rischiara le cime dei monti e noi tutti siamo pronti, come il nostro santo patrono, ad una giornata di bene per noi e per gli altri. Mentre i nostri vessilli ora si innalzano nel cielo, le nostre anime si innalzano a te, fonte di vita. Mantienici, Signore, nella luce della tua fede, nella bontà della tua Chiesa. Rendi felice, prospera e pura la nostra amata Italia. Guardavo l'immagine laggiù, non l'avevo vista ieri sera che era buio, di Maria, e oggi mi sono ricordato che anche se noi festeggiamo l'8 di settembre, la Madonna un giorno ha detto che oggi è il suo compleanno, proprio è nata come oggi, Madonna della Neve anche considerata. E quindi mi ha fatto una grande gioia vedere proprio questa presenza di Maria, che è la mamma di tutti ed è quella che ci dà il più grande esempio di amore e di fede verso Dio, perché se noi siamo qua, tutto quello che esiste è perché Dio l'ha voluto. E Maria ha risposto in maniera decisa al suo invito. Allora vuol dire che alla base di tutto, della nostra giornata, in particolare di oggi, ci deve essere proprio questa grande decisione per Dio. Se noi non viviamo per Gesù, non viviamo per Dio, non cerchiamo di piantare nel nostro cuore la fede in Lui, la Sua parola, l'amore per Lui, di fare tutte le nostre cose con questo grande amore per Dio, possiamo fare le cose più belle del mondo, più divertenti del mondo, possiamo arrivare alla fine della nostra giornata e dire: ah, ci siamo divertiti, è stato bello, ma abbiamo vissuto inutilmente. Abbiamo passato inutilmente quella giornata perché non abbiamo costruito quello che Dio voleva che noi costruiamo. Quindi alla base di tutto, come vi siete alzati questa mattina, e la Madonna dice proprio che credere in Dio significa decidersi di fare quello che Dio vuole che noi facciamo. E allora vi racconto un aneddoto così, di un beduino nel deserto che aveva un cammello che si chiamava Indecisione. E questo cammello praticamente arriva la sera, vanno a dormire, come stanotte, che è stato abbastanza freddo, no? Io ho sentito freddo. E quindi questo cammello gli dice: ma te dormi nella tenda? Io parlava il cammello.
Io dormo nella tenda, te dormi nella tenda, io sono fuori, ma fuori è freddo. Fammi mettere il muso, almeno il muso, dentro la tenda. E allora il suo padrone, Beduino, dice, va bene, metti il muso, però muso e basta, fammi mettere anche un po' di testa. E mette la testa. Poi dice, ormai che ci siamo, fammi entrare direttamente. Beduino fa, va bene, entra nella tenda e vanno in due. Poi a un certo bel momento, durante la notte, dice il cammello, guarda che in due siamo in troppo in sta tenda, bisogna che uno dei due di te, per favore. E quindi, siccome il beduino ha fatto entrare il cammello in decisione, prima un pochino, poi un po' qui, un po' di più, un po' di più, un po' di più, alla fine dei conti l'ha buttato fuori, cioè non gli ha permesso di vivere dentro quella tenda. Ecco, se noi non impostiamo le nostre giornate con questa forza di decisione di volere veramente fare quello che Dio ci chiede di fare attraverso tutto quello che è l'organizzazione, i capi, anche un fratello che ci chiede un atto di interesse, d'amore, di premura nei suoi confronti, e noi abbiamo fatto entrare questa indecisione che ci porta a partire il freddo, cioè a essere tristi. Quindi la parola di oggi direi che proprio libertà l'abbiamo già detta, è decisione, decisione. E quindi vorrei, speriamo, che proprio questa giornata sia contraddistinta dalla parola sì e non dalle parole no. Baden Powell, se fosse qui oggi, direbbe: quando c'è da affrontare un pericolo o una difficoltà, tutto il segreto sta nel non fermarsi a contemplarlo. Più lo guardate, meno vi piacerà. Prendete invece lo slancio e affrontatelo arditamente. E quando ci sarete in mezzo vi accorgerete che non è poi così brutto come sembrava. Allora, chiedo giusto un attimo la parola a Sandra, perché devono partire i rover e le scolte e eventualmente ci possono sentire. Direi che le parole di Baden Powell sono per noi, quindi affrontiamo questa giornata e l'inizio di questa route con tutto, non solo il coraggio, proprio la fiducia e l'affidarsi, anche come ha detto Doniva, come ha fatto la Madonna, ci affidiamo e partiamo con coraggio per questa route. Come già detto, dovremmo essere più o meno tutti a posto, quindi appena fatto togliamo l'uniforme, lasciamo la maglietta che vi ho dato, a parte Tony che gliela devo ancora dare, e ci vediamo davanti alla Cambusa, la Sudamarco, dove ci sarà la spartizione dei viveri per oggi. E quindi nel più breve tempo possibile ci vediamo lassù davanti per poi partire. Vi salutiamo, ci rivediamo giovedì sera, noi pregheremo per voi, voi pregherete per noi, e quindi niente, buon lavoro a voi, buona giornata e a noi tutti buona strada. Rompo simbolicamente il quadrato, così con lo scolto, le rover possono già andare, gli altri invece restano qua. Rover e scolto e buona strada, magari riusciremo a incontrarci, chiamo. Male che vada, speriamo che ritornate. Io rover e scolto, ovviamente. Ok, va bene. Allora, esploratori, quindi vi insegniamo questo quadrato. Dai. Venite su, avanti, 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 avanti. Oh, finalmente abbiamo un po' di bocca in meno da sfamare. Respira. Via. Io mi andato. Noi abbiamo la decisione di... Ok, allora oggi, ascoltate bene, informazioni di oggi, ci prendiamo un quarto d'ora in più per la Cambusa, quindi non alle 11:15 ma alle 11:30, proprio perché adesso, prima delle 10:15, quindi tra mezz'ora, non iniziamo, ci andiamo a farci belli, in tenuta da campo, in libertà,
abbiamo da fare momenti di sottocampo. Qui ci sarà il sottocampo Kelly, che è quello di Merano, Reggio, Carpegna e Iseo. No. Gli altri, Valdaso, Valconca, Civitavecchia, Piccola Lucentino, Isola. E Isola saranno di là. Ok? Non vi preoccupate, i vostri capi tanto si fermano un attimino qui, così spieghiamo a loro che cosa succederà. Mi è giunta voce che ieri, non so se anche i capi lo sapevano, guardate caso c'è stato lo sciopero dei giornalisti. Mannaggia! Vero che è stata colpa dei giornalisti e non di scout e guide che non hanno mantenuto l'impegno di scrivere un articolo? Ci auguriamo di sì, quindi oggi il doppio. Grazie, questa era molto importante. Partiranno dei giochi, vi dicevo, e adesso Pierpaolo ha da consegnare qualcosa. Da consegnare no, in realtà, da presentare. Nelle varie attività di oggi, come sapete, come poi scoprirete tra una mezz'oretta, come diceva Stefano, vi sfiderete e i bastoni che i vostri capi riparto vi hanno consegnato serviranno per accumulare dei punti tipo questi. Saranno consegnati chiaramente alle squadriglie che si contraddistingueranno quest'oggi e poi nelle attività a seguire e andranno inseriti nel bastone. Gli Alpestock lasciateli là, utilizzate i bastoni che vi sono stati consegnati. Chiaramente nel tempo libero, quindi dopo pranzo, immediatamente prima di cena, eccetera, avete la possibilità, in base al vostro materiale di cancelleria, di decorare, arricchire questi anelli che vincerete e che dovrete custodire gelosamente, perché non si sa mai, e non sveliamo oltre. Questo è tutto. Benissimo, allora non vogliamo farvi perdere tempo, ci vediamo qua, sono gentile, meno 10, quindi 5 minuti in più, in tenuta da campo, e mi portate gentilmente i bastoni che vi sono stati dati come totem. I guidoni ve li potete intanto portare dietro. Mi hanno ricordato tre comunicazioni di servizio. Immondizie, vanno portate lì, per favore. Oggi a pranzo ci sarà riso, si spera di mangiarlo risotto e non riso attaccato alla padella. Il riso noi, per economia, abbiamo comprato le buste da 2 kg. Siccome non ve le daremo mai, venite già con un contenitore in maniera tale che possiamo dosare una quantità corretta di riso. In più stasera, se non erro, dovrebbero esserci anche gli arancini di riso. Quindi se ve ne daranno di più, è già in quell'ottica, non la grandissima magnata o quanto ci è andato oggi. Quindi sentite bene in cambusa, prima di dosare anche queste quantità. Terza, ma importantissima informazione, la pattuglia stampa ha libero possibilità di venirvi a intervistare, perché da ieri c'è un collegamento con Web Radio Scout e c'è un indirizzo mail dove noi siamo 24 ore su 24, possiamo scrivergli e comunicare. Le interviste verranno raccolte. Web Radio Scout sulla sua pagina Facebook, lo potete dire anche ai vostri genitori, farà il gazzettino della nostra giornata di campo. Probabilmente cercheremo di condividere ciò che mette Web Radio Scout anche sulla pagina Facebook della nostra associazione. Spero di aver detto tutto. Non siamo più ufficialmente inquadrato perché l'abbiamo aspettato prima, giusto? Pronti? Bim bum!